sera finalmente li vediamo tutti insieme, Valerio, perché c'è Vlahovic davanti, alle sue spalle, ma in un tridente di Maria Chiesa, dietro Locatelli, Rabiot, Kostic, forse De Sciglio non era proprio il sogno inizio stagione, ma Cuadrado si è fermato nelle ultime ore, va in panchina, Danilo, Bremer, Alexandro, in porta c'è Szczęsny. C'è, spara! Arriva De Sciglio, area di rigore, insiste De Sciglio sul fondo, cross al centro, chiuso. Eccolo. Di Maria, largo, pallone lì, dentro, di Terracciano. No. È gol, è gol, è gol, è gol, è gol. Cioè, vediamo. È gol. Sì, sì. La Juve sì, campanella. Campanella suonata. Indica l'orologio, Fabri, perché il chip ha detto che la palla è entrata Rabiot. Dentro. È peggiore. Peggiore. Calcio veramente, il calcio è una roba il peggiore non... campo, però ha meritato, dai, era la terza occasione clamorosa, che cosa è successo? Che Rabiot colpisce il pallone, Terracciano è bravissimo, con un balzo Felino va a toglierlo dalla porta, peccato che per qualche centimetro il pallone ha superato la linea. Pallone per Kostic. Kostic fa viaggiare Vlahovic sul filo del fuorigioco. Vlahovic! Eccolo! Dammi eccolo! Dammi vedere! Perché? Perché è decisamente sulla linea, sta aspettando di esultare, vale. Perché ovviamente è un ex della partita. Il gol di Vlahovic dovrebbe essere buono. Aspettiamo un attimo però, perché mi sembrava veramente in linea. Mi sembrava veramente in linea. Adesso il VAR ovviamente controllerà. Annullato! Annullato! Come pensavo, la posizione era veramente al limite, la telecamera dava l'idea di Milenkovic un passo indietro, invece è fuori gioco. Fiorentina, pallone scodellato dentro, si combatte. Vai, in qualche modo il tiro! Castrovilli con una grande coordinazione. Io vorrei rivedere in aria l'intervento sul giocatore da Juve. Fatti godere un attimo, poi vediamo tutto. Guarda, grande musica. Ma cosa protestate? Avete messo il muso davanti, dietro avete messo il muso. Sempre a subire negli ultimi 10 minuti. Grande Castro. Castrovilli. Ma perché? Fallo. Sembra fallo. Tutte e due, sia fuori gioco. Fuori gioco e fallo, dai. Tutte e due. Cioè. Ranier impedisce la giocata a Locatelli. Attenzione. Quello è scemo. Attenzione. Fuori gioco. Ma sì, l'ha deciso subito. Cosa fa Allegri? Esulta Allegri perché fuori credo abbia. Bonito, risultato non bonito. Esulta Allegri, VAR. Fuori gioco. Fuori gioco. Non è gol. C'è andata bene. Non è gol. C'è andata bene. Non è gol, signori. C'è andata bene. Non è gol. Allora, non è gol. Ranieri può fischiare, Fabri non fischia, si gioca, altro colpo di testa, Bremer combatte, finita, va bene, vince 1-0 la Juve. Musica all'Allianz. dai, musica. Va bene così musica va bene così. Allora io come ho detto già nell'intervallo, nel primo tempo ho visto una Juve che almeno ci ha provato, ovviamente non abbiamo visto un calcio spumeggiante, quello scordiamocelo, non ci sarà mai. È una situazione anche difficile, Kostic si è mangiato un gol, la Fiorentina l'abbiamo tenuta comunque sempre a bada e devo dire che loro effettivamente, come diceva il tifoso Viola, non hanno neanche troppo costruito, non hanno quasi mai tirato, forse è stata sbagliata la formazione iniziale, quello che volete, però la Fiorentina non ci si è mai resa pericolosa, la Juve invece sì. Ed è quello che io di positivo vedo proprio questa sera e quella parte finale del primo tempo. Poi nella ripresa invece c'è stato un blackout e questo non me l'aspettavo. Pensavo che comunque si continuasse sulla scia della fine del primo tempo. Ken sciagurato, ha avuto due occasioni che si è mangiato clamorosamente, ma non per costruzione nostra ma per gli errori degli avversari, non è riuscito a sfruttarlo. Dopodiché c'è stato il gol di Vlahovic annullato per un millimetro. Comunque se vogliamo valutare la situazione del fuorigioco semiautomatico vale sia per noi che per loro, perché comunque si parla della stessa cosa. Alla fine portiamo a casa i 3 punti e quello che conta